Nuovo sit-in della Telcop. Dopo l'aggiudicazione della gara alla EasyHelp avete già detto che farete ricorso. Questa mattina da questo sit-in non avete fatto incontro, nessuno dell'amministrazione. Poco fa si è avvicinato un attimo il sindaco, però non ha detto nulla di particolare, solo che risponderà. Quali sono le novità emerse quest'oggi? Allora, le novità oggi non sono emerse novità, perché praticamente quello che abbiamo detto oggi noi già l'avevamo a conoscenza, cioè sostanzialmente dei punti di legittimità, dei diversi punti di legittimità su questa gara d'appalto, che ovviamente saranno oggetto del ricorso al TAR. E quindi noi, siccome le leggi sono chiare, ci aspettiamo di conseguenza un intervento del TAR a fermare questo regalo clamoroso ai nostri concorrenti. Una rivendicazione anche salariale, la vostra? Sì, ovviamente, come è noto, sono ormai 10 anni che facciamo queste rivendicazioni inutilmente, e ovviamente siamo ormai prosciugati, completamente dissanguati, perché l'amministrazione comunale continua a regalare ad altri concorrenti stalli e ricavi, in questo caso di Piazza Dante, e praticamente quindi da un lato costruttori di Piazza San Francesco con la EasyHelp, dall'altro lato costruttori di Piazza Dante che prendono regali, è una cooperativa sociale praticamente che da 30 anni cerca onestamente di fare il suo lavoro, è stata prosciugata finanziariamente con provvedimenti vessatori e illegittimi su cui saranno oggetto anche questi di contenzioso legale. I sindacati in tal senso cosa dicono? Oggi non erano con voi. I sindacati, dopo aver aiutato l'amministrazione a partorire un disastro sociale con la gara ponte e poi un altro disastro con questo project financing, perché ovviamente si è fidato dell'amministrazione e poi hanno ammesso di essere stati presi in giro e non si sono fidati invece dei lavoratori che invece mettevano in guardia dalle rassicurazioni verbali dell'amministrazione. Quindi ovviamente oggi dopo questo lavorio dell'amministrazione, dei sindacati insieme all'amministrazione, oggi non sono venuti qua perché non saprebbero che dire. Ovviamente per quanto riguarda le competenze orizzontali, cioè i premi per i dipendenti comunali, i sindacati minacciano di andare dal giudice. Per i nostri 20 mensilità a testa, in cui questi 10 anni rinunciamo e non riusciamo nemmeno a pagare gli stipendi per i danni comportati all'amministrazione, pare che i sindacati evidentemente non interessi. Ovviamente è chiaro che a questo punto pure le nostre riflessioni sul sindacato valuteranno, e io personalmente, che sono iscritto alla CGIL da circa 50 anni, sarà mia premura informare il segretario generale Landini sulla collusione, a sto punto mi prendo le mie responsabilità, di alcuni burocrati della CGIL con ovviamente in questo caso la figura del padrone, che è l'amministrazione comunale. Senta, praticamente adesso gennaio, comunque a febbraio non si sa quando partirà la nuova la nuova gestione, se per febbraio si partirà con questa gestione. Nel frattempo voi dovete pagare gli stipendi. Qual è la situazione? Sono a rischio le mensilità anche quelle di gennaio, febbraio? Allora, com'è la situazione? Non sappiamo se a stento riusciremo a pagare lo stipendio di gennaio, dopo aver rinunciato ovviamente anche con questa amministrazione sempre alle tredicesime, alle ferie attribuite, che per contratto noi dovremmo pagare. Abbiamo chiesto all'amministrazione come dovremmo coprire i costi se ci continuate a togliere ogni giorno i ricavi, e sono almeno un anno e mezzo che nemmeno rispondono. Come vedete, il sindaco è passato poco fa dicendo che farà una nota a tutela dell'amministrazione comunale. Chiediamo invece che la tutela, ovviamente la chiediamo a un tribunale, venga anche allargata a questi lavoratori, la cooperativa sociale.